Ben ritrovati in questo spazio che da tempo ci porta nel mondo GIMEMA, il gruppo italiano delle malattie ematologiche dell'adulto. E di volta in volta abbiamo approfondito vari temi e i risultati del pubblico che ci segue sono chiari, gradite moltissimo quanto viene detto dagli esperti, dagli specialisti, e addirittura qualche volta quello che viene detto vi aiuta a comprendere meglio come regolarvi per le terapie, a chi rivolgervi e quant'altro. Oggi abbiamo un'eccellenza. Nello spazio dell'eccellenza, un'eccellenza, mi piace, una donna, e ultimamente si parla molto delle donne che emergono. Allora, dottoressa, lei ha appena, da poco, da cos'era, dicembre, in un contesto internazionale, il più grande contesto internazionale, lei ha presentato un suo studio, ad Orlando, ci vuole parlare di che cosa ha presentato, perché ha ricevuto anche, non solo, ma delle menzioni ed è risultato uno dei migliori lavori? Sì, durante l'ultimo meeting dell'ACE di Orlando abbiamo presentato i risultati che fanno parte di uno studio GIMEMA di cui siamo molto fieri, e è uno studio condotto su pazienti affetti da leucemia acuta linfoide Filadelfia positiva. E per ricordare un pochino a chi non è addentro la materia, la leucemia acuta linfoide Filadelfia positiva fino a circa 10-15 anni fa era considerata una delle leucemie peggiori in assoluto, perché purtroppo non vi era una cura. E in questo studio siamo riusciti a combinare una terapia che viene considerata e viene definita chemo-free, perché questi pazienti non ricevono alcun genere di chemioterapia, ma ricevono solo terapie mirate, quindi le famose terapie intelligenti o target. E il primo farmaco che è stato somministrato è un inibitore delle tirosinchinasi, che è specifico per il trattamento delle leucemie acute Filadelfia positive, perché vanno a bersagliare il cromosoma Filadelfia, seguito da un secondo farmaco di più nuova introduzione nella pratica clinica, che si chiama blinatumomab. È un farmaco, un anticorpo monoclonale che va ad agire attivando linfociti T verso i linfociti B. E i linfociti B in questo caso sono quelli che vengono colpiti dalla leucemia, e i linfociti T fanno da soldato buono, se dobbiamo diciamo dirla, per i meno avvezzi alla materia, che vanno ad attivare, vengono attivati e vanno a uccidere le cellule leucemiche. Combinando queste due molecole siamo riusciti a trattare 63 pazienti e da un'età che variava da 18 anni senza limiti di età. Quindi il paziente più anziano che è stato trattato in questa popolazione aveva 81 anni. E questo studio diciamo, ha messo in evidenza come applicando due farmaci, prima il dasatinib e poi il blinatumomab, siamo riusciti a ottenere delle risposte molecolari complete. E per molecolare si intende che comunque, anche se andiamo a studiare il DNA dei pazienti, non vediamo la malattia in più del 60% dei pazienti dopo due cicli di blinatumomab. Questo chiaramente si è tradotto in una percentuale di sopravvivenza molto elevata, intorno al 95%, e questa è la prima volta che si vede a livello globale. Siamo i primi in tutto il mondo ad aver portato avanti uno studio del genere, e anche la cosiddetta disease free survival, ovvero la sopravvivenza libera di malattia, è pari all'88%, quindi percentuali che storicamente non si erano mai registrate. Diciamo, al momento il follow up, quindi il tempo in cui noi seguiamo i pazienti, è ancora relativamente breve, ma non brevissimo, perché abbiamo un follow up mediano di 17 mesi. Ad oggi siamo soddisfattissimi di questi risultati e dovremo chiaramente proseguire a osservare i nostri pazienti. Stiamo registrando tutti i follow up, quindi tutto quello che hanno fatto successivamente a questo trattamento i nostri pazienti, per cercare di capire come si tradurranno questi promettenti risultati nel lungo termine. Dottoressa, praticamente sembrano trascorsi anni luce dall'intuizione del professor Mandelli, che riteneva che bisognasse lavorare assieme, una grande rete
proprio per superare le disparità innanzitutto regionali, ma anche di terapie che potevano riguardare delle singole fasce. Quindi grande soddisfazione, ma grande riconoscimento per quanto avete fatto. Sicuramente, diciamo, questo è opera proprio anche del GMEMA, perché siamo riusciti a collaborare a livello italiano tutti quanti insieme e non solo. All'atere dalla clinica c'è stata anche tutta una parte biologica molto importante, perché siamo riusciti anche a capire chi sono i pazienti che tendono a rispondere di meno, quindi grande sforzo e clinico e laboratoristico. Perché, scusi, perciò ci sono dei pazienti che potrebbero non rispondere a queste terapie rispondono biologiche. Un pochino peggio, ma non malissimo. Comunque sia, diciamo, sappiamo che questi sono i pazienti che probabilmente devono andare rapidamente a trapianto, perché diciamo, lo scopo finale è anche cercare di capire chi deve assolutamente essere sottoposto a procedure di trapianto allogenico e chi invece può essere risparmiato da una procedura trapiantologica che non sempre è facilissima da superare. Può ricordare questo trapianto allogenico? Sì, il trapianto allogenico è una procedura che nel passato veniva considerata l'ultima spiaggia, ma in realtà adesso non è più così e deve essere inserito in un percorso terapeutico. Il trapianto allogenico brevemente è una procedura per cui comunque si seleziona un donatore che può essere o familiare o da cosiddetto registro, in cui la gente i potenziali donatori si registrano e se si trova un paziente che necessita di quel midollo vengono richiamati, e è una procedura in cui il paziente subisce inizialmente una cosiddetta chemioterapia sovramassimale per distruggere tutto il suo sistema emopoietico e per far fisicamente spazio alle cellule del donatore. Il principio del trapianto è proprio basato su questa pulizia massimale, sul fatto che le cellule del donatore, non riconoscendo le cellule del ricevente, ovvero del paziente, andrà a distruggere le sue eventuali cellule leucemiche. Chiaramente il trapianto, proprio per la sua procedura, richiede proponibile a tutti, perché il paziente fragile per comorbidità probabilmente non può giovarsi delle procedure trapiantologiche. Quindi è importantissimo, da una parte, stabilire chi ha bisogno di fare il trapianto, perché i pazienti che ottengono un'ottima risposta ematologica e soprattutto molecolare probabilmente non hanno bisogno del trapianto. Questa è la vera rivoluzione, perché fino a pochi anni fa, e a tutt'oggi è ancora, diciamo, dibattuto questo punto, e si è sempre pensato che nelle leucemie acute di Filadelfia positiva il trapianto fosse una procedura indispensabile per la cura. Quello che si sta mostrando a livello internazionale, e questo studio rappresenta un contributo notevole, è il fatto che comunque una parte di pazienti probabilmente non necessita di trapianto. Quindi, diciamo, lo studio biologico che è stato condotto in questa in questo protocollo clinico è volto a caratterizzare chi invece ha delle lesioni aggiuntive che sembrano essere correlati con una peggiore risposta. Quindi è importante anche avere degli strumenti alla diagnosi, quindi studiando il materiale leucemico alla diagnosi, che ci consentano di dire che un paziente ha più rischio di ricaduta, quindi deve essere intensificato nel suo genere di trattamento. Questa diagnosi chi la deve fare? La diagnosi la facciamo, diciamo, il GMEMA ha il grande merito di aver creato un laboratorio di centralizzazione di materiali biologici in cui vengono collezionati tutti i pazienti italiani e vengono studiati dai laboratori di Roma. Quindi se uno si trova giù a Catania piuttosto che a Porto Grugaro, Porto o ad Asti, non vi sarà nessuna differenza. Ecco. Senta, e per i pazienti con delle comorbidità, perché andando avanti negli anni è ovvio, ci sono vari disturbi, varie patologie, qualche volta anche gravi, questi pazienti hanno maggiori problemi, possono essere trattati? Diciamo che il vantaggio di fare un trattamento cosiddetto chemo-free e intelligente si basa proprio sul fatto che comunque gli effetti collaterali della chemioterapia non vengono visti, perché comunque sono terapie molto più mirate, quindi con minori effetti collaterali, il che non significa che non ci sia nessun genere di effetto collaterale, ma sono assolutamente ridotti e gestibili. Da che età a che età? Da 18 in su. Ah, quindi tutte le fasce dei pazienti? Dai 18 in su. Beh, io il vostro nome dico,
meno male che c'è Gimema, ma soprattutto ringraziamo per le eccellenze sanitarie che abbiamo e nel nostro paese, e questa dottoressa ne è un esempio. Io la ringrazio perché soprattutto è stata un'iniezione di fiducia per i nostri telespettatori, non solo per i pazienti, ma per i telespettatori in genere e soprattutto per quelle famiglie che hanno un paziente che ha una patologia che ai tempi sembrava gravissima, che abbiamo visto invece ci si può convivere, addirittura si regredisce, insomma. Evviva la ricerca, evviva la ricerca italiana soprattutto, e complimenti per il successo. Grazie. Che ha avuto. Successo lì, che chiaramente è condiviso con tutte le persone che hanno lavorato a questo protocollo, i clinici, i biologi, tutti quanti. Quindi un successo ad Orlando, non era lì qui vicino, voglio dire, un piccolo paese in una provincia italiana, ma era ad Orlando in un contesto mondiale. Grazie, grazie infinite e complimenti ancora. Grazie. E grazie a voi.